Uno scenario per la città non esaltante, ma va rispettato il voto dell'elettorato. I due aggregati che andranno al ballottaggio sono, insomma, espressione di interessi, sono espressione di forze che hanno amministrato in questi anni. Avellino è in una condizione di assoluta prostrazione. Io mi auguro che, per carità, si possa registrare un'inversione. Ho la preoccupazione che quando si fanno operazioni di potere la politica inevitabilmente muore, quindi non mi aspetto miracoli. Voglio però, insomma, almeno se saremo presenti in Consiglio Comunale, che lì ci sia la possibilità di alimentare una discussione, di restituire argomenti anche al dibattito politico cittadino, che si possa, come diceva il professore Ricci, entrare un po' negli involucri delle parole, stare sui problemi veri. Insomma, voglio augurarmi che la prossima legislatura sia una legislatura che possa favorire una stagione di rinascita per una collettività che ha bisogno di uscire dalle sue secche.